Allenatori, ho acquistato una vending machine dei Pokémon da oltre 10.000 euro. Io ancora non riesco a crederci, un ritrovamento qui in Italia incredibile, essendo questa una vending machine esclusivamente americana. Chissà com'è finita qui, questo probabilmente ce lo dirà il collezionista segreto che vuole rimanere tale per tutto il video, che ci raggiungerà tra poco. E io sono in ansia perché un oggetto del genere mi riporterà sicuramente alla mente dei bellissimi ricordi di quando ero un bambino. Spero che questo video vi piaccia perché, non lo so, ho detto faccio sta pazzia perché non è costata poco e boh, magari ci posso fare tanti contenuti. Ma scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate e andiamo a vederlo insieme perché è proprio qui, andiamo. Allenatori, ci siamo, è arrivata la vending machine dei Pokémon, la mia prima. Qui abbiamo il furgone con il collezionista segreto che ce l'ha portata. Io direi che possiamo aprirla e scoprirla insieme. Prego, collezionista misterioso. Fammela scoprire, fammela gustare. Ma che storia è questa? Dall'America direttamente, perché questa è esclusiva americana proprio. Sì. Solo i giapponesi. Giapponesi, chiaramente, essendo molto esclusiva, qualunque collezionista di Pokémon vorrebbe averla anche. Certo, certo. Io te la lascio disimballare, che okay, così ce la gustiamo bene alla luce. Eccolo qua, Luchino. Ma che rombetta, eh? Ti piace? Incredibile. Non ti dico la fatica nel tirarlo giù, ma forse lo saprai perché anche tu ci hai messo del tuo. Infatti non riuscivamo a registrare perché il mio videomaker era qua bello forzuto con la vending machine. Veramente, veramente di qualità. È bella nel senso che è tenuta bene. Cioè non me l'aspettavo così perfetta. Ed è difficilissimo trovare articoli del genere messi così bene. E tra l'altro questo è un po' regalino per l'inaugurazione di casa nuova. Insomma, adesso vi faccio spiegare dal collezionista segreto. Spiegami, come funziona? Cioè, insomma, inserisci la moneta. Che monete prende, innanzitutto? Allora, intanto prende le monete da 50 centesimi. 50 cent, quindi. Sì, quindi sì. È arrivata con l'arrivo dell'euro o è stata poi dopo... No, sicuramente è stata convertita in euro perché la macchina comunque è una macchina del 2000. Quindi era sempre lì, tecnicamente. Ok. Viene dall'America, è state messe le gettoniere italiane. Sicuramente prima in lire all'inizio e poi... E poi in euro. Il gioco è molto semplice, si chiamano giochi redemption, cioè giochi che danno un premio se uno riesce a vincere il gioco, diciamo. Il gioco è molto semplice, c'è un tempo che scorre fino a zero. Ok. Passato il tempo, se uno riesce a prendere 20 palline con il Pikachu che va a destra, destra-sinistra, questo si muove comandata con la Pokéball. Ah, tramite questa. Sì, se uno riesce a prendere 20 palline... 20 palline che è difficile. Regala una Pokéball con il Pokémon. È un po' il Pachinko, il gioco del Pachinko, no? Il Pachinko giapponese. No, sì. E infatti mi dicevo, no, non è facile prendere 20 palline perché a forza di scendere. Sì, e poi come nel Pachinko, avendo tutti questi chiodini e le palline sono tipo palline a rimbalzini. Sì, 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 e sì. Sinistra, è molto difficile catturarle. Certo. Qua vedo che ci sono delle palline ancora, credo siano quelle proprio originali, no, certo. Questo penso sia, non so come mai, ma è uno dei pochi superstiti con le palline originali. No, vabbè. Incredibile. E oltre ad averle in esposizione proprio nel gioco. Proprio questo ha addirittura proprio come regalo le palline originali. Quindi mi stai dicendo che effettivamente vincendo... Ah, ecco, c'è la chiave, giusto? Sì, ok. Certo, questo è chiaramente. E detto ci sono le palline originali? Le palline originali. No! Io oggetti da collezione così nemmeno ce li ho, Lu, ma ti rendi conto? Queste sono le palline originali con... No! Questo è mio. Pure mio, il 151, Lu! Certo. No! Io inviterò i miei amici a giocare, Lu, ma ovviamente cercherò di non farli vincere. Non faccio vincere la gente, perché sennò mi... Però forse i 50 centesimi! Certo. Fantastico! Ovviamente è già completa come di 50 centesimi pieni, cioè proprio... Sicuramente. Certo. Sicuramente. No, vabbè, spettacolo. Poi mi spiegherai tutti gli utilizzi particolari che ci sono. Ah, vedi? Praise out here, con il Pikachu, quello cicciottoso originale della prima serie Pokémon. Accetta solo e qua c'è il 50 centesimi. E vediamo Lu qualche dettaglio, perché la cosa che mi fa impazzire è il poster con Ash. Questo è proprio della prima serie Pokémon. Quanto ricordi. Ma è bello! Cioè, nel mio studio, se non ce l'ho io una cosa del genere, che ce la deve avere? Grotta Catch and Ball. E vediamo anche il retro, cioè facciamoci proprio una panoramica perché sono curioso. Qua si accende.
giusto? E si attacca una classica presa, una sola. Del gioco originale. Guarda, guarda, etichetta. Modello Pokémon Catch, infatti Pokémon Catch Machine, la chiamano, la trovate online, con tutti i voltaggi. Made in USA, e questo addirittura è il numero seriale, e l'anno è il 3101, quindi è arrivato proprio nel 2001. Il 3 gennaio, regalo di Natale. E poi abbiamo di qua, è l'unico difetto della macchina, ma sinceramente poco ci importa, questa strisciata qua sugli occhi di Ash. Diciamo che un poster si è salvato, questa parte la mettiamo verso un muro, non si vede, non sa nessuno. È veramente stupenda, stupenda. Poi volendo è un adesivo, quindi si può rifare, ma io lascio l'originale. Cioè, quanto è bella, veramente. Poi con tutti i font di Pokémon, vedi, How to Play, scritto con il font di Pokémon. E beh, io direi che ci resta solo una cosa da fare. Possiamo provare. Sì, lo proviamo, il Pokémon Catch della Banpresto, tra l'altro. E niente, attacchiamola. Ho scelto il garage per questo test. Poi noi successivamente la puliremo, la sistemiamo e la porteremo poi su nello studio quando sarà pronto. Perché ho fatto proprio una stanza dedicata al collezionismo di Pokémon. Una roba un po' particolare, ma non vi dico di più. Attacchiamola allora. Ah! Si è accesa? Fa qualche suono particolare quando si accende? Se sta in stand-by da ferma, dopo un po' lancia le palline. Da sola? Sì, sì. E parla. Oh, allenatori, prima di provarla, un mi piace se volete una serie dove provo a prendere tutte le palline. I premi si possono cambiare comunque dentro. Certo, o certo. Cioè, quindi posso metterci qualsiasi cosa. La dimensione del... Basta che metto... Sì, sì. Cioè, ragazzi, ci vengono dei video con ospiti. Cioè, faccio provare la vending machine dei Pokémon agli youtuber più grandi in Italia. Cioè, che serie viene? Va bene, ci servono i 50 centesimi. Oppure... oppure, perché io non ne ho qui. Non ne ho, non le ho, non le ho. Non le ho perché li ho finiti tutti per comprare questa. Ragazzi, olè. Praticamente, se te premi, ah, più due crediti e ti dà il gioco. Ok, però va bene. Ah, devo... Madonna. Ok, ok. Oh, sono bravo, però, eh. Guarda, guarda lui. Sarebbe assurdo se già la vinco, però, qua. No! Quante ne devo prendere? Sarebbero... Sarebbero 20. 20? Come poi le da random, quando ne dà di più, quando ne dà di meno. Ah, e beh, così... Cioè, ne ho prese solo 7? Sì. Solo 7? Molto difficile. Ed erano 20 quelle che sono scese? Penso proprio di sì. Ora capisco perché ci sono ancora dentro. Ma è bellissimo! È bellissimo! Beh, facciamo un'altra partita, scusa. C'è. Cioè, vincere è impossibile, ragazzi, perché vi giuro scendono veramente... Ora sono 30. Mamma mia. Madonna! Tu sai che mi ci devo chiudere questa cosa, Lu? Ma guarda come schizzano via! Mannaggia, oh! Mi sono presa una. Sì, quando prendi la pallina dice picca tutte le volte. No, difficilissimo. Molto, molto difficile. Quando ho provato il video l'altro giorno ne ho prese 16. È difficilissimo, è troppo difficile. Effettivamente mi chiedevo il livello di difficoltà, ma cavolo, è veramente elevato. Cioè, devi essere veramente forte. Tanto Lu, voglio farti vedere una cosa. Questo è perfetto per alimentare la mia ludopatia, ragazzi. Benissimo. Guardate qua, Pikachu che c'ha le palline che le mette dentro al cestino con Togepi, vedi? E Rattata, Caterpie, Odish che le guardano, e Weedle lassù. Poi c'è anche Venonat. Io ti faccio tutte le domande del caso perché ovviamente non so niente, cioè mai mi sarei immaginato di avere un articolo simile in collezione, cioè mai, perché io sono contento di averti dato l'opportunità di averlo, cioè quando l'ho visto ho detto oh, io ci provo, metti caso che veramente riesco a prenderlo. Quello che è, non è nulla apribile qua, non si può niente aprire, c'è uno sportello, qualcosa? Certo, certo, è tutto smontabile, volendo. Ok, la parte della cornice, la parte qui leva il vetro. Ah, si leva, c'è bisogno di assistenza sull'anteriore, sulla parte anteriore, oppure ci sono i due sportelli posteriori. Ok, non hanno la classica apertura stella, ma c'hanno proprio quella là da... Torx, chiavi Torx. Sì, sì. Eccoci, pronti? Ah no, da solo! Ce l'aveva anche detto, ce l'aveva anche detto! Bellissimo! Tipo un richiamo per invogliare a giocare. Ti fa cagare sotto. Cioè, se tutto questo viene acceso la notte, cioè lo lasci così tutto il gioco. A parte, secondo me ciuccia la batteria, cioè la corrente in una maniera pazzesca sta roba.
Ma io sono curioso di vedere in una stanza. Ora c'è tanta luce, ma tutta tetra. Cioè, con queste lucine sotto così che ti invogliano a spendere i tuoi soldi, i tuoi dineri. Altra cosa, ovviamente la mia malattia di essere sempre ordinato, pulito, preciso, dice: beh, quel vetro non lo levi e dai una bella pulizia all'interno, col vetrino, tutto, tutto. Dai, penso che sarà una delle prime cose che faccio prima di mettere lo studio. Quindi ci vorrà un po' prima di vedere tutti i video e le cose. Ma tanta roba. Bomba, andiamo dietro. Sì. C'è la zona del motore che lancia le palline. Questa è la rampa per farle uscire. Per farle uscire. Palline, le due parti dei display anteriori. E là invece è presente. Essendo stato un gioco americano, al trasformatore da 110 volts a 220. Ok. E là invece c'è la scheda che controlla il gioco. Qua c'è il motorino del spostamento del Pikachu. È molto, comunque è un gioco abbastanza semplice. Incredibile, veramente incredibile. E comunque per l'età che ha e lo stato di conservazione è veramente eccellente. Eccolo, eccolo, infatti ce lo dice, vedi. Eccoci, Pokémon Catch, 20 e passa anni. Oh, sembra una puntata di... Sai quelli là su D-Max che aprono... Appare a buio. Apri e trovi improvvisamente il... No, questo è il mio garage. Non... Cosa c'è qua dentro invece, questa parte qua invece? Se riesco a capire... Ok. Arriva alla scheda. Che la gente vuole sapere. Cioè, è curiosa di qualsiasi cosa. La scheda madre là dentro, immagino. Ah, sì, praticamente si entra nella parte di sotto. Qua c'è praticamente la zona dove vengono posizionate le palline. Sì, i Pokémon là dentro. Ragazzi, sono ormai rinchiusi là dentro a vita. Sì, cioè chiusi. Qui sono catturati tutti. Tutti catturati. E là si vede in maniera migliore la scheda logica che controlla tutto il gioco. Qua c'è il suo trasformatore. Trasformatorino, eccetera. Sì, sì. Non so, mi piacciono questi video movimentati, no? Particolari, qualcosa di nuovo. Ci sta. C'è scritto Machine Not Give Change. Sì, ti dice chiaramente, essendo una vecchia redemption, sì? Non è detto che tu vinca sempre un premio. Chiaramente non si può vincere scuotendo la macchina. Cioè, giure, infatti, sì, c'è scritto. Con poi distributore delle merendine. Certo. Sarà una bella sfida. Cioè, io mi aspettavo, sai, il classico gioco, metti là 10 minuti e lo fai. No, in realtà è proprio difficile. Cioè, provandolo mi sono reso conto che le palline non è che schizzano a destra e a sinistra, quindi se andassero dritte giù, poi qua puoi intuire più o meno, no? Come prenderle. Ma a volte vanno proprio dall'altra parte. Tu non c'hai il tempo materiale per andare da destra a sinistra velocemente. Sarà una bella sfida. Sì, farò un video finché non riesco a almeno a prenderne una. Poi se trovo un mio, cioè era mio, abbiamo visto 151. Stupendo. Che tra l'altro possiamo vedere anche qua. È proprio lui. Anche Squirtle. Che vabbè, gli occhi sono dimenticati di farli bianchi. Però va bene, va bene. Ottimo. Adesso cosa faremo? La puliamo. Quindi è contenta. La puliamo la macchina. Mi prenderò sicuramente un mesetto buono, perché tra gli impegni non so se ce la farò. Levo il vetro, la sistemo e poi la portiamo nel nuovo studio. E tanto ancora non è pronto e faremo i video con ospiti e tutto quanto. Sarà veramente qualcosa di super carino, secondo me. Luchino, io penso che questa adesso rimarrà qui per un pochettino. Dobbiamo farli... Sì, secondo me, vedi, io li cambierei anche questi qua, li vado a lucidare, li vado a mettere, sai, che si possono scrostare, no? Li facciamo tutto questo lavoro qua di rifinitura, poi andiamo anche al vetro a pulirlo sia internamente che non, poi lascia tutta la polvere, ci sono tutte le cose. Anche questo qua lo devo disinfettare, devo fare un po' di cose, insomma. E poi comunque io, provandolo, ho capito una cosa, che non è per niente facile. Cioè, sembra facile, ma non lo è per niente. Chissà se riuscirò a fare un video dove vinco effettivamente. Carina, eh? Sì, devastante. Voglio fare proprio un cestello con tutti i 50 centesimi da mettere dentro, perché il meccanismo d'apertura comunque dove faccio così non mi fa impazzire. Allora, allenatori, da il vostro Federic è tutto. Io spero che questi video, insomma, vi possano piacere. Ovviamente ci sarà un video speciale in Giappone ora che parto, dove vi andrò a mostrare tutte le vending machine che hanno là, che sono ben diverse dalle versioni americane e poi ora sono super tecnologiche, e ci divertiremo. Tra l'altro, Luca, tu mi accompagnerai in questa, in questa avventura. Mi farà diventare povero, perché io poi i 50 centesimi ce li metto nonostante sia mia. Però cosa faccio? Li riprendo e li rimetto dentro. Fatemi sapere e invito anche ospiti per fargli provare la mia vending machine dei Pokémon. Ciao a tutti!